Ciao ragazze, benvenute all'appuntamento di giugno con un make-up al mese con noi in collaborazione con Jessica, Miss Jessie Makeup. Giù nell'info box vi lascio il link al canale e al video di Jessica, mi raccomando seguitela anche voi e vi ricordo che sia lei che io partecipiamo anche al Face of the Day per una grande collaborazione, quello ideato da Fedi Kitty. La mia proposta di questo mese è questo trucco pin-up semplicissimo che ho realizzato seguendo i consigli che Makeup Delight, Giuliana, la mia grande youtuber preferita, dà nell'ultimo video che ha pubblicato per la Makeup School di Diego Dalla Palma. E in poche mosse, in questo bellissimo tutorial, Giuliana realizza appunto questo trucco, dando anche i segreti fondamentali per realizzarlo alla perfezione. Per cui ho deciso di ricrearlo, vediamo cosa ho combinato e ci vediamo alla fine del video per una piccola sorpresa e i saluti finali. Per realizzare il make-up utilizzo due cialde della Joy to the Girls della Too Faced. Come primer utilizzo l'eyeshadow primer potion della Urban Decay e vado ad applicarlo su tutto l'occhio. Prelevo Snow Angel, il bianco opaco, e vado ad applicarlo sia sulla palpebra mobile che su quella fissa. Col pennello a penna di Neve Cosmetics prelevo Mulberry e creo una linea nella piega dell'occhio andandola a sfumare sia verso il basso che verso l'alto. Adesso applico il Definition Liner Balm di Pupa. L'eyeliner nero è un grandissimo protagonista del trucco pin-up. Elimino gli eccessi dalla punta in feltro prima di utilizzare il prodotto, in modo da creare a partire dall'angolo interno dell'occhio una linea più precisa possibile con codina finale. Per una scelta personale non lascio sguarnita la rima ciliare inferiore applicando l'eyeliner di Pupa Viva Carioca nella colorazione verde e poi vado di mascara nero, sempre il Balm di Pupa, esercitando una leggera pressione alla base delle ciglia e poi pettinandole verso l'esterno. Stessa cosa, sporco leggermente le ciglia inferiori. Delineo le sopracciglia con il solito kit in polvere di Essence e passo al trucco del viso applicando innanzitutto Relastil di Camouflage come correttore sulla zona del contorno occhi. Per il viso applico Magica BB di Collistar nella colorazione medio scura. Lavorandola con il pennello da correttore nella zona del contorno occhi. Come blush applico il Rock Attraction Blush di Kiko nella colorazione Pop Apricot che dona un bel aspetto sano, non mostro l'applicazione per un disguido con la pila della Reflex. E passo alle labbra. Innanzitutto ne sigillo il contorno con Perfettina di Neve Cosmetics, la Lip Contouring Pencil. Sfumandola dopo l'applicazione con un semplice cotton fioc. Con la matita per labbra di MAC nella colorazione Cherry, delineo il contorno delle labbra. E come rossetto scelgo Ruby Woo di MAC, il classico retro matte delle pin-up, applicandolo direttamente dal tubetto. E questo, ragazze, è il risultato finale con tanto di fascia rossa che ricorda proprio il look delle pin-up. Mi raccomando, seguite anche Jessica e vi mando un grosso bacione. Ciao!